Buongiorno, sono Paola Bertotto, sono la referente tecnico per la città metropolitana di Torino per il progetto Live Wolf Alps EU. Il nostro territorio purtroppo ha il brutto record dell'altissima mortalità del lupo e delle sue specie preda lungo la linea ferroviaria e lungo la strada. L'Alta Valle di Susa in particolare registra tantissimi incidenti sia di lupi che di ungulati selvatici lungo il fondo valle dove ci sono le infrastrutture viarie e ferroviarie. La valle è caratterizzata da radure e foreste. Gli animali selvatici, per spostarsi da una parte all'altra della valle, sono costretti quindi ad attraversare il fondovalle e attraversare queste infrastrutture dove spesso purtroppo vengono investiti. All'interno del progetto Live Wolf Alps EU, la città metropolitana, in collaborazione con gli enti gestori delle infrastrutture, quindi ANAS, SITAF, RFI, ma anche TELT, che è la società che gestisce e progetta il TAV, ha organizzato dei tavoli di lavoro proprio per individuare quali sono i punti critici dove è prioritario intervenire. Abbiamo una banca dati ormai decennale, i primi casi registrati risalgono al 2001. In base a questi dati abbiamo individuato i punti più critici dove è necessario intervenire prioritariamente. Gli interventi che pensiamo di fare sono diversi, passano dal miglioramento e inserimento ambientale dei sottopassi presenti al posizionamento di cartellonistica specifica per gli automobilisti, oppure anche allo sviluppo di un'app che indica ai guidatori quali sono i tratti di strada più pericolosi per il rischio di incidenti con la fauna selvatica. Il nostro obiettivo naturalmente non è quello di azzerare la mortalità di lupi e ungulati selvatici, perché sarebbe troppo ambizioso. Però sicuramente quello di cercare di ridurre il tasso di mortalità, quello sì, miriamo a quello.